Grazie Liliana, mi sembra molto interessante questa applicazione in caso di pilota. Io avrei una domanda diretta subito su questo tema, e cioè riguardo alle attività per le quali si chiede la concessione adesso, insomma, nel prossimo futuro. Mi stavo domandando qual è il rapporto che si instaurerà tra le prescrizioni del Ministero dell'Ambiente con le VIA, le valutazioni di impatto ambientale, e le linee guida. Cioè, c'è in qualche modo, perché io immagino che le compagnie si trovano davanti a due oggetti per le quali devono rispettare le indicazioni. Sicuramente per le deformazioni i due oggetti non sono in completa coerenza, questo lo so per certo, e mi sto domandando se in qualche modo non sia il caso di avviare, cioè se si sta facendo un qualche armonizzazione tra il Ministero dell'Ambiente e il vostro Ministero. Sì, domanda assolutamente pertinente. Allora, per prima cosa devo dire che il riferimento alle linee guida è stato inserito nel disciplinare tipo recentemente emanato dal nostro ministero, o meglio recentemente aggiornato dal nostro ministero. Il 26 marzo 2015 è stato emanato dal ministro appunto il decreto che stabilisce i principi fondamentali a cui le società devono rispondere per avere i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione. Non stiamo parlando di stoccaggio. Nell'ambito di questo decreto è già stato stabilito che le nuove attività, le nuove concessioni dovranno fare riferimento ai monitoraggi, dovrà essere previsto un monitoraggio facendo riferimento alle migliori pratiche esistenti, e come migliori pratiche esistenti, tra le migliori pratiche esistenti sono citate le linee guida. Quindi diciamo, questo cosa significa? Significa che se gli operatori seguiranno le linee guida il loro programma di monitoraggio sarà ritenuto idoneo, altrimenti dovrà dimostrare che le sue scelte, il suo progetto può essere valido, ma dovrà dimostrarlo. E questo verrà specificato in dettaglio nel decreto direttoriale che stiamo chiudendo in questi giorni, e che quindi regolamenterà ancora la cosa. La tua domanda era un po' diversa. Tu dicevi: ma come facciamo poi a conciliare le linee guida con le prescrizioni del Ministero dell'Ambiente? Beh, ti posso dire che col Ministero dell'Ambiente lavoriamo a stretto contatto. Anche oggi, quando sono scomparsa, era perché dovevamo coordinarci su alcune questioni relative ai procedimenti comuni, perché la valutazione di impatto ambientale è una parte del nostro procedimento, è un endoprocedimento nel nostro, quindi è assolutamente necessario coordinarci, anche perché le prescrizioni della VIA fanno parte del nostro decreto. Quindi ovviamente questa armonizzazione è assolutamente necessaria, e come ti dicevo stiamo lavorando abbiamo avviato un dialogo e lavoreremo sempre più con il Ministero dell'Ambiente. A questo proposito, magari un'informazione che può essere utile è che è stato recentemente rinnovato il rappresentante del Ministero dell'Ambiente presso la CIRM, proprio quel comitato nel cui ambito è stato istituito quel gruppo di lavoro, e la collega fa parte della struttura della Direzione Generale della Valutazione di Impatto Ambientale. Questo magari renderà più semplice, più fluido questo processo di armonizzazione. Bene, grazie. Direi che possiamo cominciare appunto con le varie discussioni. Prima era connesso a questa risposta? No, è connesso a questa presentazione. Posso lasciare un attimo, visto che sono connessi gli argomenti? Lasciamo gli argomenti. Va bene, Aldo, vai. Uno dei punti interessanti delle linee guida, due in realtà, dal punto di vista, la questione della struttura preposta a monitoraggio, che doveva in pratica svolgere il ruolo di analizzatore dei dati, quindi ente terzo e quindi di appoggio e di supporto alle decisioni. E poi c'è la questione del semaforo. Allora, nella parte di sperimentazione, io non ti ho visto parlarne, perché non si sta sperimentando questa parte qua, e in relazione invece alle concessioni oggi,
funziona, nel senso nel momento in cui viene data una concessione oppure viene istruita la pratica, poi viene anche istituita la formazione di questi organi oppure sta in una fase di stand by? Io lo sapevo che Aldo mi faceva la domanda difficile, e, però possiamo un attimo tentare di rispondere. E, allora, non mi hai visto soffermarmi in maniera particolare sul discorso dell'SPM e dei semafori, perché stiamo concludendo gli accordi con le società per definire tutto questo, quindi in questo momento oggi era prematuro, magari fra un paio di giorni, fra 2 o 3 giorni, quando avremo concluso tutti quanti i passaggi potremmo essere più precisi, anche perché ovviamente questi sono i punti critici delle linee guida e della loro applicazione. Dal punto di vista tecnico ce lo siamo detti tante volte, in fondo con la vostra professionalità definire i range, definire le caratteristiche, le performance degli elementi che costituiscono le reti di monitoraggio è stato abbastanza semplice, tra virgolette. Invece istituire un sistema e individuare una figura poi per la gestione dei dati e per la verifica delle reti, semplifico molto così, e questo è chiaramente un aspetto molto, molto difficile e molto importante. Siamo stati qualche mese a discutere su questo, principalmente per poi la questione di chi poi deve come dire, finanziare questa figura, questo lavoro. Quindi ecco, su questo sono stata un pochino più, come dire, ho fatto un po' più a volo l'uccello, proprio perché lo stiamo finendo di definire proprio in questi giorni. I siti di sperimentazione, chi la sta facendo questa parte? La compagnia? O c'è l'energia di guerra? Allora, in questo momento, per quanto riguarda Mirandola, è rimasta in piedi la struttura che c'era della società, quindi di Gas Plus. Loro rilevano i dati e poi c'è uno scambio continuo con il Ministero nel momento in cui si dovesse verificare un caso anomalo, e quindi, come ho fatto vedere prima, viene analizzato il dato e vengono messi i risultati sul sito. Comunque in questo momento lo svolge la società. Per quanto riguarda Casaglia, magari poi Luca potrà spiegare meglio come funziona, diciamo è tra il comune, l'università e la regione che stanno facendo in questo momento la raccolta e l'elaborazione dei dati. Non abbiamo ancora attivato un sistema di pubblicizzazione dei dati, anche con loro stiamo mettendo a punto un accordo che possa vedere tutti gli enti, tutti i soggetti coinvolti, compreso Eni che è il gestore dell'impianto, per capire come portare avanti questo. Come ti dicevo, questo è l'aspetto più difficile in questo momento. Ognuna dei tre casi è un caso a sé, anche per Minervio il monitoraggio viene fatto, è sempre stato fatto, se non sbaglio a Minervio è cominciato nel 79 il primo monitoraggio di stoccaggi che è stato realizzato. In questo momento è Stogit che se ne occupa, stiamo lavorando con loro per trasformarlo in qualche altra cosa, in una cosa un pochino più collegiale, un pochino più aperta. Buongiorno a tutti, io mi rilascio, ho una domanda per Aldo e tutti i partecipanti. Vorrei sapere, sul sito dell'UMIG, del Ministero, trovo la produzione dell'olio, trovo la produzione del gas italiani, però non trovo l'estrazione di fluidi geotermici. È una cosa un po'... vorrei sapere a quanto ammontano questi fluidi geotermici, quanto è l'estratti, quanti sono i fluidi estratti, quanti sono quelli reiniettati. E mi riallaccio a De Geyser, all'intervento di Aldo Zoldo, dicendo che De Geyser è uno dei più grandi impianti geotermici al mondo, fatto nel deserto, e annualmente vengono reiniettati nel sottosuolo 100 miliardi di libbre di fluidi, di cui 11 milioni di galloni al giorno provenienti dai reflui urbani dalla città di Santa Rosa. Faccio presente 11 milioni di galloni
equivalgono a una bellezza di 300 piscine olimpioniche messe, 300 km di piscine olimpioniche messe a fila una con l'altra, lunghe 50 metri, larghe 25 e profonde 2 metri. Per cui, visto il problema enorme della siccità californiana, vedo questa cosa un po' veramente assurda. E vorrei sapere un po' questo primo punto, grazie. Domanda assolutamente pertinente. Il problema è che mentre la produzione di idrocarburi, lo stoccaggio di gas naturale di competenza statale di questo ministero, di questa direzione generale, della nostra direzione generale, in realtà la geotermia tradizionale, è di competenza delle regioni. Quindi tutti i dati e tutte le informazioni io mi auguro che possano essere reperiti sui siti delle regioni. Se così non è, purtroppo la nostra amministrazione può fare poco. Noi, le nostre competenze non si applicano sulla geotermia e sulla la produzione dei minerali industriali. Personalmente posso dire di fare grossi sforzi per cercare di acquisire tutti i dati sulla produzione di minerali industriali. Personalmente non ho fatto questo stesso esercizio per la geotermia. Comunque è ovvio che è necessaria la collaborazione massima delle regioni in maniera tale da poter diffondere e poter avere contezza di tutti questi dati. Credo che sul nostro sito ci siano dei dati aggregati relativi alla produzione. Come dicevo, non sono sicura perché non è esattamente il mio campo di lavoro, non so se qualche collega, no, sono scomparse tutte, ma mi rendo assolutamente conto che non ci saranno sicuramente i dati di riniezione, mancano molti dati, ma come dicevo sono di competenza regionale. Bene, c'era qualcuno, ma non mi ricordo, Luca? Okay. Allora, per completare la risposta di Liliana alla domanda di Giorno, allora, per quanto riguarda il sito di Casaglia per la geotermia, l'operazione che si sta portando avanti con la provincia di Ferrara, il comune e l'università è la seguente. Allora, entro il 2016 dovrà essere rinnovata la concessione per la gestione di Casaglia. Quindi in questa fase si sta definendo il bando per il rinnovo di questa concessione. In questo bando vengono già inserite alcune richieste per i monitoraggi, per esempio tutta la parte che riguarda gli studi preliminari che devono essere fatti di sismotettonica e così via, e al momento, ci stiamo lavorando adesso, al momento del bando dovrà essere presentato anche un progetto di monitoraggio secondo le linee guida, e si fa espresso riferimento alle linee guida MISE. Per quanto riguarda la struttura poi di controllo e monitoraggio di questi dati, è una cosa che dovrà essere definita appunto tra gli enti interessati, quindi la regione, la provincia che in Emilia Romagna è appunto l'ente responsabile per quanto riguarda la geotermia, il comune e poi o l'università o l'NGV o chi sarà incaricato, poi dopo chi sarà individuato come ente di riferimento. Quindi questo per quanto riguarda la geotermia di Casaglia. Grazie. Angela. Io vorrei fare una riflessione un po' più di carattere generale, partendo dalla questione sempre spinosa della diffusione dei dati. Allora, Marco Mucciarelli nel suo intervento ha sottolineato più volte esperienze molto positive, almeno del bilancio ad oggi, di apertura di open data in questo senso, e io credo che questo abbia dei risultati positivi. La domanda che lui diceva, non ci potranno dire ci nascondete qualcosa, non ci potranno dire, questo va bene, però naturalmente i dati, una volta che sono stati diffusi e divulgati, possono essere usati, interpretati in maniera che può essere anche alquanto distorta. Quindi da un lato ok alla diffusione, da un altro lato ovviamente questo pone un problema di come questi dati possano essere usati, a volte anche in maniera non, a volte volutamente un po' distorta. Che fare? Allora, io ovviamente non sono affatto dell'idea che vadano tenuti nascosti i dati, però credo che vada costruita una cultura, una capacità di usare in modo intelligente questi dati, non tanto tra gli addetti ai lavori. E
perché gli addetti ai lavori che vogliono usarli bene li usano bene, quelli che vogliono usarli male li usano comunque male, non li faremo, non li faremo cambiare idea. Credo che bisogna invece lavorare sulla popolazione, sul cittadino comune. D'altronde nelle conclusioni della commissione Chiese uno dei punti forti era proprio questo, campagne di comunicazione, divulgazione, eccetera, eccetera. Allora, approfitto per fare un pizzico di pubblicità di un'attività che svolgiamo da 5 anni, coordinata dal Dipartimento della Protezione Civile con la partecipazione dei centri di competenza, che si chiama Io non rischio. È una campagna partita nel 2011 che nel corso di questi 4 anni che abbiamo alle spalle ha incontrato quasi 1 milione di famiglie in centinaia di piazze e sarà svolta anche quest'anno il 17 e 18 di ottobre in 500 città italiane, e quindi in qualche modo intende dare proprio un contributo a diffondere la conoscenza in maniera semplice, in maniera diretta ai cittadini. Però non mi sfugge, qui diciamo, mi riapproprio un po' della mia funzione di ingegnere, che tutto questo è naturalmente utile, che so, informare le persone su cosa fare durante una scossa può essere importante, però si colloca nell'ambito di quella che noi chiamiamo prevenzione non strutturale. Allora, io se dovessi fermarmi lì non sarei molto contento, invece se questa attività di comunicazione, di informazione promuove un'azione diretta, una diciamo capacità di mettere in atto politiche di prevenzione strutturale, questo credo che sarebbe auspicabile. E qui vengo un po' al tema di cui si è un po' parlato, di sismicità indotta, sismicità innescata. Sì, tutto sommato abbiamo capito che la sismicità indotta forse non sarà un grande problema, mentre il problema potrebbe essere quella innescata. Il problema è che, ma quando scatta il famoso grilletto della metafora di McGarry, citato Simone Cessa, cioè quanto siamo lontani col dito dal grilletto oggi? Io credo che nessuno lo potrà dire, no? E allora, come direbbero gli anglosassoni, for the time being, che facciamo? E io direi che a questo punto la politica di prevenzione strutturale, di mettere in sicurezza il patrimonio edilizio, resta l'unica chance che noi possiamo percorrere in questa sorta di corsa contro il tempo. Adesso faccio la domanda che dovevo fare io, perché se no... Dunque, no, mi allaccio perfettamente al tema che ha toccato Angelo e la mia domanda, cioè la mia commento domanda partiva dall'intervento di Rui Pigno, ma in realtà appunto si allaccia perfettamente a questo. Dunque, quello che abbiamo visto oggi, e parto dalla considerazione di Rui Pigno, è che è importante... colloquiare con la popolazione che vive sul territorio e stabilire con loro delle regole e stabilire anche una base di dati informativa, di conoscenze, per cui si dimostra che le attività che vengono svolte con coscienza, che ci sono delle procedure con cui si ammette che se ci sono danni possano essere in qualche modo compensati, che sono riconosciute delle responsabilità, che c'è dei monitoraggi, ci sono dei monitoraggi per cui l'attività è controllata, tutto questo fatto preventivamente. Dall'altra parte abbiamo un paese che è fortemente esposto a terremoti naturali, cosa che non avviene in Olanda, e quindi praticamente, non so, abbozzolare il 50%, 60% del territorio, in qualsiasi punto si faccia l'attività, sarà a rischio di interazione con le strutture naturali esistenti. D'altro canto, in Italia abbiamo un oggetto che è la mappa di le carte di pericolosità, le valutazioni di pericolosità di lungo termine, che sono uno strumento affinato, formidabile, ben riconosciuto da qualsiasi comunità internazionale, scientifica o altro, e che quindi definiscono il livello di esposizione del territorio. Chi non vuole le attività, chi è contro, dice che uno degli argomenti importanti è che basta un niente per triggerare un terremoto, che quindi l'attività che viene svolta lì vicino può fare da grilletto per innescare un terremoto dove sappiamo che tutto il territorio, molta parte del territorio è esposto. La mia domanda, la mia considerazione, vorrei che qualcuno, cioè magari riuscire ad approfondire, è questa: ma se basta così poco per creare un terremoto naturale, tanto da dire beh vabbè, le attività non possono essere svolte sul territorio, dall'altra parte cosa stiamo facendo per rendere sicuro il territorio? Perché se è vero che l'argomento le attività sono pericolose può essere portato, io sono
convinto che in qualche caso lo sia, dall'altra parte mi sembra che ci sia un'assenza di coscienza cosciente sul fatto che viviamo in un territorio fortemente esposto al terremoto e che le persone, quando devono fare loro qualcosa, si girano dall'altra parte. Dunque, le varie campagne io non rischio e quant'altro, secondo me a questo punto, considerando che c'è un impatto economico non banale, dovremmo anche cominciare a capire qual è il tipo di messaggio che si può dare. E qui la chiudo con il problema che mi sono posto io, perché se io vado sul territorio a dire che il territorio del Veneto, per esempio, è, abbiamo rappresentanti della regione, in una certa area è, diciamo, mediamente, per essere proprio perfetti, esposto ai terremoti, dove però in quell'area terremoti non è che ce ne sono, anzi un'area considerata quasi di gap sismico attualmente, non rischio di essere tacciato di procurato allarme, di fare allarmismo inutile? Allora, dove sta la misura con cui possiamo sensibilizzare le persone e fare in modo che si attivino direttamente senza creare allarmismo? Questa era la mia domanda, commento. Io ho una proposta, l'ho proposta anche a Mirandola. Diciamo, le scuole e gli ospedali, accanto al numero civico, inserire le lettere come gli elettrodomestici, efficienza energetica, vulnerabilità sismica e rischio idrogeologico, cioè sensibilizzare le persone che frequentano quei luoghi, quei genitori che portano i figli a scuola, dove portano i loro figli, e da lì capire se la struttura è vulnerabile o meno, e questo credo sia un passo avanti anche per far ripartire la piccola e media edilizia che è attualmente ferma. Marco. Sì, un commento e poi una domanda per Ripigno. Il commento riguarda la questione diffusione delle informazioni. Non dimentichiamoci che, vabbè, qua ci vorrebbero forse più dei sociologi e degli esperti dell'informazione, noi ci troviamo a diffondere informazioni a persone che non vogliono recepire alcune informazioni ma che ne vogliono recepire altre. In particolar modo la sismicità, siccome è stata percepita come un evento fuori controllo, no? Tra tutti i disastri naturali e quello che le persone percepiscono come meno controllabile, ha avuto una paradossale fortuna l'idea che possa essere messa completamente nelle mani dell'uomo. Cioè, io ho ancora l'incubo di tutte le riunioni fatte con la provincia, col comune di Modena, con la popolazione per la questione Rivara, perché quando la commissione di cui noi facevamo parte, richiesto il parere dalla provincia, scrisse che tutto sommato non ci sembrava una grande idea andare a fare uno stoccaggio in acquifero, non essendo note le pressioni, il gas non c'era, il compresso c'era la faglia, c'erano delle persone che se ne andavano contentissime dicendo: ah bene, c'è una faglia attiva, quindi non si fa lo stoccaggio. Lo stesso tipo di follia lo stiamo vedendo a Trieste, dove ci sono le persone che dicono: ah bene, il progetto Share ha messo una faglia di 6-5 nel golfo, quindi non ci faranno il rigassificatore. E se tu li guardi gli dici: sì, ma scusate, non c'è un ospedale, una casa, una scuola a Trieste che sia in grado di convivere con una faglia di magnitudo 6-5 nel golfo, come fate a pensare che è una buona notizia? Questa viene presa come una buona notizia da alcune parti della popolazione. Quindi il paradosso informativo è esattamente questo, cioè la sismicità indotta ha quel ruolo quasi scaramantico, apotropaico di quella cosa che mi permette di scongiurare l'evento, no? Quindi basta che non mi fate e il terremoto non verrà. È quello che hanno capito in metà delle Emilia Romagna, cioè dei giornalisti ci hanno chiamato dicendo: ah ma come, non vi aspettavate questo terremoto? Tu dicevi: ma guardate che veramente sì, ci sono anni che diciamo che c'è una faglia attiva. Ah, ma noi avevamo capito che la faglia diventava attiva solo se si faceva lo stoccaggio, quindi le leggende urbane per cui per forza qualcuno deve aver fatto qualcosa di nascosto nello stoccaggio. Ma è un problema culturale incredibile, cioè le persone preferiscono sentirsi dire questo. Con io non rischio, noi ormai abbiamo un'esperienza abbastanza lunga e quindi ne vediamo le casistiche. Ci sono persone sicuramente interessate, che recepiscono, che vogliono fare qualcosa per la riduzione del rischio, e altre che invece hanno questo approccio che è più che fatalistico, come se io potessi quasi controllare la fatalità. E quindi questo è un fatto veramente grave per un paese come l'Italia, non capire una cosa di questo genere. Quindi il problema della sismicità indotta è un problema probabilmente sovrastimato in Italia, perché ci stiamo parlando, l'abbiamo visto nel rapporto ISPO, ci sono 15 eventi, quando parliamo di migliaia di eventi tutti gli anni
in Italia abbiamo avuto operazioni che sono andate avanti per anni. Se prendete le dighe, che sono quelle meglio studiate, la percentuale di dighe che ha dato sismicità è il 3%, con una sismicità massima bassa, quindi cioè, tutto sommato è un problema quasi più da interesse scientifico che non da interesse pratico, però questo messaggio non basta, perché la sismicità è indotta il modo in cui l'uomo controlla l'incontrollabile. La domanda che volevo fare a Rui Pinho, siccome parlava di nelle sue presentazioni c'erano dollari frequenti parlando dell'Olanda, no? Ma erano dollari relativi o erano dollari assoluti? Perché io credo che un problema che ci dobbiamo porre e che in Italia penso ci dovremmo porre, siccome ci sono un po' di resistenza da parte di alcune piccole operazioni, piccoli impianti ad adottare dei monitoraggi stringenti perché dice ci costa troppo, io penso che questo sia in termini relativi, quindi considerato che Castor non so quanto renda in termini assoluti, ma mi pare di aver letto da qualche parte che il governo olandese ha detto non lo chiuderemo mai perché abbiamo 17 miliardi di solar revenue, quindi cioè una fetta di 17 miliardi di euro, per cui per loro fa Groningen fa la differenza tra un bilancio della socialdemocrazia del nord o il bilancio della Grecia, usando proprio questo paragone, quindi è chiaro che lì il costo è enorme, è un campo gigantesco, e quindi quando si parla di molti dollari mi domandavo ma è in senso relativo o in senso assoluto, cioè tu che hai avuto l'esperienza appunto a contatto con quella realtà pensi che siano cifre proponibili? In Italia siamo comunque completamente fuori scala quando parliamo di una società che investe per le riparazioni piuttosto che per il ripristino. Sì, grazie. Sì, rispondo alla domanda e poi faccio magari qualche commento sul commento iniziale di Marco, di Enrico. Sicuramente Groningen è fuori scala. Cioè, come hai detto tu, sono 16 miliardi. Se Groningen si dovesse fermare completamente, l'Olanda fallisce, quindi e la gente morirà di freddo perché non ci sarà l'energia per riscaldare, il nord Olanda è molto freddo, quindi non ci sarà l'energia per riscaldare durante l'inverno, quindi è chiaro che lì i grossi investimenti per adeguarsi sismicamente 100.000 edifici si possono fare perché la scala è una scala davvero davvero notevole, però allo stesso tempo magari in problemi a più piccola scala a livello di budget ci saranno anche e sarà anche a più piccola scala a livello di edifici che devono essere adeguati sismicamente, quindi ho l'impressione che l'analisi cost-benefici è un'analisi che va fatta per qualsiasi tipo di scala, e ho l'impressione che sul punto di vista relativo le cose dovranno tornare, però è chiaro è un qualcosa che va analizzato caso a caso, e sicuramente Groningen è molto particolare anche per questo affascinante. Per quanto riguarda la considerazione più generale che ha fatto Enrico, che poi ha ricevuto un paio di altri commenti, la questione della popolazione che non vuole magari sapere tutto che c'è da sapere, che non è culturalmente preparata per farla, è un qualcosa che non è solo in Italia. Torniamo all'Olanda. In Olanda una delle cose che abbiamo fatto è uno degli indicatori di rischio che abbiamo calcolato, è stato l'indicatore di rischio di gruppo, il group risk, quindi la probabilità che un determinato numero di persone perda la vita dovuto in quel caso al terremoto. Quando si è confrontato quel group risk con il group risk associato all'aeroporto di Schiphol, o il group risk associato alla rottura di una diga, o il group risk associato all'incidente di bicicletta, gli incidenti di bicicletta in Olanda sono una strage. La quantità di, perché usano tanto le bici, la quantità di persone che perdono la vita ogni anno sulla bicicletta in Olanda è davvero davvero enorme. Però quando uno fa nei dibattiti pubblici e fa questo confronto e mette in confronto le probabilità di perdere la vita dovuto a un terremoto causato dall'estrazione di gas in Groningen e la probabilità di perdere la vita, la probabilità molto più elevata di perdere la vita dovuta ad essere investito in una bicicletta, la gente, io ero lì e in alcuni paesi fatti rispondo sì, ma io vado in bicicletta per decisione mia, mentre l'estrazione di gas è qualcun altro che ha deciso di farlo. Quindi c'è proprio questa,
quindi se una macchina colpisce in bicicletta è colpa mia perché ho deciso di guardare in bicicletta, e mentre i terremoti indotti sono causati da qualcun altro, quindi qualcun altro che poi è una grossa ditta, che quindi ha un budget annuale molto elevato, e quindi c'è sempre questa visione distorta della responsabilità individuale rispetto alla responsabilità di una grossa azienda. E quindi questo è un problema che abbiamo un po' ovunque. Il suggerimento di adottare un qualcosa simile a quello che si fa per l'efficienza energetica è un qualcosa che magari poi Marlos potrà dire qualcosa in più sull'argomento, è un qualcosa che si sta da anni che si cerca di fare, e che ci sono in Italia, che ci sono sempre degli ostacoli, delle difficoltà che vengono sollevati da diversi settori della nostra società. Lo stesso vale per l'assicurazione, quindi continua ad essere paradossale che è obbligatorio avere l'assicurazione per tantissime cose, incluso gli incidenti in auto, ma invece l'assicurazione contro i rischi come quello associato a un tremoto tettonico, un terremoto naturale, non è obbligatorio, e ogni tentativo di introdurre questo tipo di obbligatorietà si riscontra con degli ostacoli da tantissimi settori della nostra società. Quindi è davvero un problema complesso, sicuramente non so come si potrà mai risolvere una cosa. Magari finisco con un episodio, che è il fatto che quando io ho acquistato alcuni anni fa in seconda mano una bellissima macchina, l'ho studiato molto per capire se quella macchina aveva gli airbag laterali piuttosto che frontale, piuttosto che sopra e sotto, perché ero molto preoccupato per la sicurezza dei miei due figli. Quando ho acquistato un appartamento, io che sono strutturista e che lavoro sulla progettazione sismica da 20 anni, non ho chiesto le tavole strutturali dell'edificio. Quindi mi sono preoccupato tantissimo con la sicurezza della macchina e non mi sono preoccupato con la sicurezza dell'appartamento che stavo acquistando, dove i miei figli passano molto più tempo che in macchina. Se vi dico che questo appartamento è la Messina, vedete come è stato qualcosa di veramente irrazionale. Quindi c'è qualcosa in noi, nel nostro DNA, che ancora non ha capito. Ma la casa è dove loro, ma va bene, la scuola anche lì stanno tantissime volte. È davvero un problema culturale per il quale non ho soluzione. Non so se poi Malo Dolce non vuole fare qualche commento considerando il suo ruolo alla professione civile. Ma scusa, ho una domanda, adesso che hai fatto outing su questa questione, poi hai approfondito o no? Ci siamo trasferiti da Messina a Pavia.